devi andare in diretta così. Allora io direi che vedendo l'orario potremmo, sì, non dico che potremmo concederci in diretta, ah, diciamo possiamo, possiamo dire anche che siamo a Bologna, ma i due più nordici tra i quattro speaker siamo io e Andrea. No, posso dirti che io ho vinto una volta un cicchetto scommettendo che Foggia era più a nord di Napoli, e se non erro Cagliari è più a sud di Napoli, quindi potrei essere quasi il più nordico. Pensa quel gioco. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale, di questa edizione speciale del Mondo in un Salotto. Potremmo continuare su Facebook, potremmo continuare a viaggiare, cioè, tanto per esatto, rimanere in tema. Bravo. Insomma, io faccio un saluto per quanto riguarda questa puntata ai nostri amici. Spero che insomma ci veniate a trovare presto, perché insomma. Ma noi vogliamo rimanere anche per il programma sull'NBA che c'è dopo. Io mi sono documentato, ci sono gli Splash Brothers. Grandissimo. Parlate dei Sacramento Kings di Jason Williams. Io rimango. Vabbè, io la farei la proposta a Marco e a Gabriele. E nel dubbio vi invito anche venerdì 10 marzo, sì, il prossimo venerdì, all'aperitivo qui in radio. Wine on the Vinyl. Esatto. Che pronuncia, non so se sia corretta, però mi sono messo di impegno. Che inglese. Raga, io chiuderei dicendo una cosa. Gli appuntamenti per quanto riguarda il vostro video, la vostra, insomma, il riassunto di questa esperienza. Quando lo potremo vedere online? Quando lo potremo spammare anche sulla nostra pagina? E dove? Proviamo a iniziare a lavorare sul montaggio già dalla settimana prossima, ci diamo almeno minimo un mesetto, però comunque se voi controllate i nostri social, My Wanderlust Radio è unica radio, troverete gli aggiornamenti. Oh, okay. Sicuramente sul lavoro uscirà prima un piccolo trailer e poi vi diremo come struttureremo il documentario. Va bene, perfetto. Nel dubbio salutiamo chi ci sta commentando. Intendo il video poi in diretta. Lo sto dicendo io, ma sì, decide esatto, lui. io sono un po' ho dei manie di protagonismo, però vedo quando le vedi i commenti è più forte di me, non ce la faccio a non rispondere. Va bene, ragazzi. Allora, visto che abbiamo chiuso questo viaggio qui a Bologna, chiudiamo con un bolognese, Cesare Cremonini, e con la canzone che è proprio più cliché di così si bravo, muore. Buon cioè, viaggio. 50 special. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Buon viaggio, share the love. Allora, parliamo un po' ai ragazzi di Unica Radio. Siamo in diretta qui a Bologna, ci ricongiungiamo con il buon Maurizio Orgiana. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Salutiamo anche i ragazzi di Radio Sommersa che oggi ci hanno ospitato per concludere. Con grandissimo piacere. E speriamo di rivedervi al più presto. Beh, anzi, per il programma di NBA di dopo. Allora, sicuramente adesso ci rubano il posto. Sicuramente dopo per l'NBA, e magari la prossima volta venite voi, così vedete un po' quello che facciamo noi. Sarebbe davvero una bellissima idea. Sarebbe bellissimo. Poi magari possono venire per la premiere di My Wanderlust Radio. Vero, farei l'invito a tutti, no? Farò l'invito a tutti. Non verrà nessuno. No, io mi piace la farò io. Io ci vengo, io ci vengo. Ma poi Cagliari, cioè. Io ne approfitto sempre. Io sono sempre stato dalle parti a nord della Sardegna. C'ho la scusa buona per venire al sud. Devo cogliere l'occasione. Mauri, siccome sei arrivato, io intanto ne approfitto. Sono arrivato. Sei punto. Arrivato. Intanto ci saluta anche Simone. Oh, ciao Cava, ciao. E poi, insomma, sei arrivato da 3 ore a Bologna. Sei stanco, come stai? Sì, sono sfatto, ragazzi. Sono stanco morto, però dai, sono contento, sono felice. Va tutto bene. Siamo soddisfatissimi, abbiamo una mole di filmati da assemblare adesso. Già sto pensando sulla modalità, sulla colonna sonora, che è la cosa più divertente. Però abbiamo veramente parecchio filmato, parecchia carne al fuoco. E le radio hanno risposto benissimo. E dai, siamo contenti anche perché. E riportiamo a Cagliari, ci proviamo, ragazzi. Il boetto vi aspetta. Il boetto vi aspetta, giusto? È il boetto. È proprio lui. Va bene, dai, era soltanto per farvi vedere questo momento finale. Poi ovviamente seguite le pagine su Facebook, insomma c'è anche il blog dove sì, potrete sì, rivivere attraverso le parole scritte da Mauri tutto il viaggio, che però è su Tumblr, giusto? Su Tumblr, mywanderlustradio.tumblr.com. Ci sono ancora 2 o 3 capitoli che dovremo pubblicare, quindi ancora non abbiamo concluso, ci sono ancora parecchie foto che dobbiamo mettere, ci siamo improvvisati anche fotografi, la Reflex fa veramente miracoli. Anche a quelli che hanno la mano tremolante alla Mohamed Ali. Va bene, da Bologna è tutto, cioè.
Siamo in terra alla fine. Bologna è tutto. Mi sembra di essere a tutto il calcio minuto per minuto. Oppure oggi ho visto Marco Di Vaio. E ho visto anche Alessandro Bergonzoni. No. E oggi ho visto un sacco di Cavanino, ho visto Bergonzoni, tu e sì, io. Però non gli ho rotto le scatole. E che abbiamo visto pure? E abbiamo visto pure girare l'ispettore Coliandro in Piazza Maggiore. È un grande must questo, Vabbè, succedono tutte queste cose qua. Linea a te Corsini, serie. Intanto ancora grazie ai ragazzi di Radio Sommersa. Ragazzi, grazie, è stato ci vediamo a Cagliari. Hasta luego. Ciao.